I Galaxy Buds di Samsung sono stati tra i migliori auricolari del 2019. Specialmente per chi aveva Android, sono gli auricolari True Wireless che ho consigliato più spesso, perché il rapporto tra funzioni, affidabilità generale e prezzo era sicuramente vantaggioso. Però i Galaxy Buds non erano perfetti. La perfezione, d'altra parte, non esiste e neanche queste nuove Samsung Galaxy Buds Plus sono perfette. Però c'è da dire che Samsung ha migliorato veramente tutto ciò che poteva migliorare rispetto al modello dell'anno scorso. Andiamo quindi a vedere cosa è migliorato in queste Galaxy Buds Plus e a chi le consiglio in questa video recensione. Benvenuti a tutti gli amici di mobileworld.it. Se vi state domandando cosa cambia tra queste nuove Samsung Galaxy Buds Plus e il modello precedente del 2019, posso dirvi da subito che probabilmente non lo noterete a prima vista, perché dal punto di vista estetico queste nuove Galaxy Buds Plus sono sostanzialmente identiche al modello precedente. E questo d'altra parte è una cosa positiva, perché proprio come il modello precedente, anche questa nuova versione Plus è tra gli auricolari True Wireless più comodi in assoluto che ci siano sul mercato. Potete indossarli anche per ore e l'orecchio non si affaticherà eccessivamente. Il case poi è veramente piccolo e può essere portato con comodità praticamente in qualsiasi tasca. Proprio come per il modello dello scorso anno, anche su queste nuove Galaxy Buds Plus troviamo due pannelli touch per i controlli. Io non sono un grande fan dei controlli touch sugli auricolari, ma devo dire che questi funzionano abbastanza bene. E soprattutto mi piace molto la possibilità offerta da Samsung di poter personalizzare l'azione che viene eseguita con un tap prolungato, scegliendo tra la regolazione del volume, dove ovviamente un tap prolungato sull'orecchio sinistro abbassa il volume e su quello destro lo alza, la possibilità di richiamare l'assistente vocale, di attivare la modalità di suono ambientale che vi permette di ascoltare il mondo esterno per evitare di isolarvi eccessivamente, e su Android con un tap prolungato è possibile scegliere anche di richiamare Spotify, che avvierà automaticamente la riproduzione con l'ultimo brano dove avevate interrotto, oppure con una playlist generata in base ai vostri gusti. Questo non è possibile farlo su iOS per via delle limitazioni legate al sistema operativo della mela, ma è veramente una delle pochissime cose che cambia rispetto all'utilizzo su Android. Infatti, per questo nuovo modello Galaxy Buds Plus, Samsung ha finalmente rilasciato anche per iPhone l'applicazione per controllare queste Galaxy Buds Plus, che a questo punto diventano anche un valido concorrente agli AirPods. Infatti, nell'applicazione dedicata ci sono tante funzioni interessanti che devo dire avevo già apprezzato nel precedente modello e che per fortuna ritornano in questa nuova variante Plus. L'applicazione è veramente un valore aggiunto per queste cuffiette perché ha un gran numero di funzioni interessanti, come ad esempio la possibilità di scegliere uno dei sei preset per l'equalizzatore, c'è la possibilità di regolare l'intensità del suono ambientale, quindi regolare quanto forte vogliamo ascoltare i rumori esterni quando è attiva la modalità suono ambientale, c'è la possibilità di personalizzare i controlli touch e poi tante altre piccole funzioni per le quali vi rimando alla recensione completa che trovate nel link qui sotto in descrizione. L'applicazione è disponibile sia per Android che per iOS e questo ci suggerisce che questi Galaxy Buds Plus vadano bene praticamente per qualsiasi smartphone, anche se con i dispositivi Samsung c'è ancora qualche piccolo fiore all'occhiello, come ovviamente la modalità di accoppiamento con il pop-up che si apre automaticamente in stile AirPods, ma soprattutto i nuovi codec proprietari di Samsung che permettono di regolare il bitrate e quindi la qualità della musica a seconda dell'intensità del Bluetooth. Questa è una cosa veramente interessante, che per il momento è disponibile appunto solo sui dispositivi Samsung per ovvie ragioni, perché sono codec proprietari. Oltre a questi codec, i Galaxy Buds Plus supportano anche AAC ed SBC, ma non aptX. Nonostante tutto, comunque c'è il Bluetooth 5.0, quindi non ci sono ovviamente ritardi tra il segnale audio e quello video se li volete utilizzare per guardare un film. Ma sin dall'inizio del video, ho detto che questi Galaxy Buds Plus migliorano tutti gli aspetti possibili rispetto al precedente modello del 2019. Beh, in primo luogo migliora la qualità sonora, che in questi Galaxy Buds Plus è veramente molto molto buona. Samsung ha introdotto un doppio driver, quindi su ogni auricolare troviamo un tweeter dedicato alle frequenze più alte e un woofer dedicato a quelle più basse, e questo ci garantisce veramente una ottima resa di tutte le frequenze.
c'è una leggera predilezione per i bassi, che devo dire sono belli corposi, belli importanti, ma comunque non vanno quasi mai a coprire le altre frequenze. E comunque, se il suono dei bassi dovesse risultare troppo enfatizzato per i vostri gusti, dall'applicazione potete scegliere uno degli altri preset, ad esempio per enfatizzare gli alti o per ottenere un profilo più flat in cui tutte le frequenze risultano più o meno amplificate allo stesso modo. Quindi sicuramente migliora la qualità sonora, ma soprattutto migliorano i microfoni. I microfoni erano decisamente una delle pecche del modello precedente, perché in chiamata dimostravano veramente tutti i loro limiti. Su questo nuovo modello Samsung ha introdotto ben 3 microfoni, 2 esterni e 1 interno, e questi 3 microfoni devo dire che fanno il loro dovere. Nelle chiamate infatti i miei interlocutori mi hanno sempre sentito abbastanza chiaramente, nonostante i microfoni siano, per forza di cose ovviamente, abbastanza distanti dalla bocca. Quindi sicuramente c'è un buon livello di isolamento dei rumori esterni e in generale una buona qualità dei microfoni. Ovviamente, come tutti gli auricolari true wireless, magari potrebbero dare qualche problemino in più negli ambienti particolarmente rumorosi, ma comunque siamo ai massimi livelli e d'altra parte lascio giudicare a voi con una prova di registrazione. Questa è una prova di registrazione con le Samsung Galaxy Buds Plus. Adesso sono sul balcone di casa per avere almeno un po' di vento che possa disturbare i microfoni, che comunque, come potete sentire, funzionano molto bene. Questa era una prova di registrazione con le Galaxy Buds Plus di Samsung. Infine, un altro aspetto che è migliorato sensibilmente è quello dell'autonomia. Samsung praticamente stabilisce un nuovo record, o quasi, perché con una singola ricarica questi Galaxy Buds Plus durano ben 11 ore, alle quali si sommano le altre 11 ore fornite dal case di ricarica, per un totale di 22 ore. Devo dire che non ho misurato personalmente le 11 ore, perché è veramente dura tenere addosso 11 ore consecutive degli auricolari true wireless, ma posso assicurarvi che non si sono mai scaricati neanche dopo una giornata intera di lavoro, quindi 8-9 ore abbondanti, anche 9 ore e mezza credo di averle tenute, e hanno resistito tranquillamente. Quindi assolutamente confermata l'autonomia, e soprattutto un elogio al case, che riesce a fornire 11 ore aggiuntive nonostante le dimensioni veramente contenute. A proposito di case e di autonomia, un altro dettaglio non male è che il case supporta la ricarica wireless. Non mancano poi tutte quelle piccole chicche alle quali ormai siamo abituati quando parliamo di auricolari true wireless di fascia alta, come ad esempio la pausa automatica quando rimuovete entrambi gli auricolari. Purtroppo la riproduzione non ricomincia automaticamente ed è necessario fare un tap, che comunque sicuramente non è un grande dramma. Parliamo infine anche di prezzo. Il costo di listino di questi Galaxy Buds Plus è 169 euro, ma su Amazon si trovano già a qualche decina di euro in meno, parliamo tra i 140 e i 150 euro, e un costo del genere per degli auricolari così devo dire che non è affatto male. Certo, ovviamente sono auricolari di fascia alta che hanno un prezzo non per tutti, però considerando qualità sonora, considerando i microfoni, considerando le funzioni disponibili, considerando l'autonomia, ecco, 140 euro, 150 euro sono un prezzo decisamente invitante per degli auricolari così, anche considerando che quello che io considero il loro diretto concorrente, ossia gli unici altri auricolari true wireless che mi hanno soddisfatto così tanto sotto così tanti aspetti, sono le Jabra Elite 75T, che comunque costano 179 euro, quindi 30-40 euro in più, che su fasce di prezzo del genere non sono pochi. All'inizio del video ho detto che anche questi Galaxy Buds Plus non sono perfetti, ma fino adesso ho parlato solo degli aspetti positivi. Beh, devo dire che di aspetti negativi ce ne sono, ma sono pochi. Secondo me solo due sono le cose negative davvero importanti da evidenziare di queste nuove auricolari di Samsung. Il primo è che la resistenza ai liquidi è solo la certificazione IPX2, che è un po' bassina, perché vuol dire che non resistono ufficialmente, non sono certificate per resistere neanche alla pioggia. Sicuramente si sarebbe potuto fare di più, almeno un IPX4 o IPX5 sembra ormai doveroso su auricolari in questa fascia. L'altro aspetto che non mi convince, che comunque mi lascia un po' insoddisfatto, è che non è possibile collegarli a due dispositivi contemporaneamente, cosa che invece si può fare sulle Jabra.
Su dispositivi Samsung, ad esempio, se utilizzate uno smartphone e un tablet Samsung, è possibile passare molto facilmente dall'uno all'altro perché viene utilizzato un sistema di accoppiamento legato all'account Samsung, esattamente come succede con gli AirPods, però ecco, diciamo che non tutti utilizzano un tablet e uno smartphone Samsung e comunque non è possibile avere il multipoint, ossia la connessione simultanea a due dispositivi, ad esempio tra smartphone e PC. Ecco, questi due secondo me sono gli unici aspetti negativi di questi auricolari, che effettivamente non sono neanche così importanti. Quindi, se non vi preoccupano, posso dirvi che potete comprare questi Galaxy Buds Plus senza pensarci due volte. Sono sicuramente tra i migliori auricolari true wireless disponibili sul mercato, anche considerando il prezzo. Sono affidabili, non vi lasciano mai a piedi, la qualità sonora è buona, i microfoni sono buoni, l'autonomia è buona e insomma, ci siamo capiti. Mi sono piaciuti, ve li raccomando. Per questa recensione è tutto, come sempre vi raccomando di mettere un mi piace, iscrivervi al canale, attivare le notifiche e ovviamente lasciarmi un commento per farvi sapere cosa ve ne pare, se avete già acquistato le Galaxy Buds Plus, se vi interessano e insomma tutto questo genere di cose. Chiacchieriamo un po' nei commenti e per questa recensione è tutto, un saluto ai nostri lettori da Giuseppe Tripodi per mobileword.it. Ciao!